Gara casalinga per la Top Spin Messina che ospita Castel Goffredo, sicuramente l'impegno più insidioso di questo avvio di campionato. Sì, sicuramente. Per ora l'avvio di campionato per noi è stato un poco sospeso, visti gli impegni europei nelle competizioni europee. Ora andiamo incontro a tre partite, praticamente giocheremo in 4 giorni, la prima con Castelgoffredo, la seconda con Napoli e poi lunedì a Carrara contro, diciamo, la squadra con cui dovremo lottare per conquistare il primo posto per andare poi nei playoff. Con Castelgoffredo sicuramente la partita è molto insidiosa. Noi siamo in formazione quasi tipo con Joao, Marco e Matteo, che cercheranno di non far rimpiangere l'assenza del nostro Smudenko alle prese in questo momento con un piccolo problema di salute, per cui non sarà presente, ma sicuramente sarà con noi anche a distanza. Ecco, quali sono state le risposte della squadra in questa prima parte di stagione, soprattutto in riferimento ai due nuovi innesti, Mutti e Smudenko? Ma i nuovi innesti non erano due sorprese. Smudenko era stato il giocatore che l'anno della conquista dello scudetto ci aveva messo a segno con noi proprio 2 punti vincendo con i nostri ragazzi. Lui allora giocava Torino o Verzuolo, ecco, sì, Verzuolo, per cui e anche Matteo, insomma, non era una sorpresa. Sapevamo che era un giovane fra i più giovani, fra i più promettenti della sua categoria Under 21. L'anno scorso aveva vinto con Shiba, ebbe uno dei pochi italiani ad avere vinto con questo giocatore russo, per cui non sono una sorpresa, ma sicuramente l'inizio di stagione è stato molto molto positivo. Io parlo riferendomi anche alla competizione, alla Champions League, dove si sono inseriti perfettamente nel contesto della squadra e hanno portato il loro punto, le loro vittorie che per la Top Spin. Quei 2 innesti azzeccati, e d'altronde, nel senso, gli ultimi anni il presidente difficilmente ha fatto qualche scelta sbagliata, ecco, con i giocatori, per cui va benissimo. Ed è una Top Spin sempre molto attenta anche al settore giovanile. Grandi risultati sta ottenendo Danilo Faso, ormai non è una novità, l'ultimo successo al torneo nazionale giovanile di Terni. Sì, Danilo in questo momento è forse la punta di diamante di tutto il tennistavolo giovanile italiano. Oltre ad avere vinto questo torneo nazionale, non dimentichiamoci, ha vinto 2 tornei internazionali della sua categoria, uno dietro l'altro. Il primo era qua in Italia, a Lignano, il secondo non mi ricordo onestamente dove è stato, ma ha conquistato la vittoria in 2 tornei internazionali, oltre alla vittoria nel torneo nazionale, al primo torneo nazionale giovanile. In più, nella serie B2 dove sta militando, ricordiamo che ha solo 11 anni, cioè già giocare, fare una serie B a 11 anni è un grandissimo risultato. Lui non ha neanche finora in B2, non ha perso neanche una partita imbattuto, tanto che dalla prossima partita pensiamo di farlo esordire nella B1, fargli fare questo altro salto di qualità. E ripeto, a 11 anni, insomma, giocare in B1 è davvero una cosa, insomma, non facile già per un giocatore, capito, di altre età. Lui ha solo 11 anni, ma sì, sia per l'impegno sia per la qualità del gioco se lo merita tutto.